un accosto disumano, grande cortecchia al capitano e un due sponde da incorniciare, baci il gladiatore. Da Livorno è atterrato e Luca D'Ambra il carro armato, pantaloni neri e moccassini, la classe di Sandrini. È il più bel gioco che c'è, ma se vinciamo dal busecchio mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino se battiamo il circolino. Ehi, quante emozioni che il biliardo ci dà, che sensazioni che il biliardo ci dà, quante emozioni che il biliardo ci dà, ma Mazzarini che misura che ha. Mi ricordo che all'inizio, guardando Poldo, ho preso il vizio, imitandolo per ore, Modusti sei il migliore. E Gasperini fa la biscia e tira giù tutta la striscia, Gianluca Naldi è micidiale, infiamma le sale. È il più bel gioco che c'è, ma appunto non è rosso, non vedi che l'arbitro ha mosso, quando perdo son depresso, mia moglie dice che è lo stesso. Ma se vinciamo dal busecchio, mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino. Al Texmaster Stadium in Novellara, semifinali della gara trofeo Ottica Boselli. Inquadrato Andrea Messori, sfiderà Luca Beneventi. Nell'altra semifinale non inquadrata, Fabio Corradini contro un'icona del biliardo reggiano e nazionale, Vando Rossini. Naturalmente terremo informati anche su quella semifinale, ma concentreremo, e do la buonasera a Valerio Albisi, su questa semifinale che ha l'aria di essere una partita molto interessante. Assolutamente sì, perché mi danno Beneventi molto molto in forma, l'ho visto giocare molto bene, ma soprattutto dall'altra parte c'è un giocatore a dir poco straordinario che ho visto recuperare molto velocemente il nostro gioco. Si parla di un giocatore che ha già vinto tutto a cavallo degli anni 2000, quando giocava con... È stato tanti anni senza giocare, ma è tornato in maniera prepotente e secondo me nei prossimi 3-4 mesi sarà un avversario molto difficile per chiunque. Già semifinalisti a una prova di selezione master, Fabio Corradini e Andrea Messori si incontrano. Stavolta ci sarà la possibilità, naturalmente Beneventi e Rossini non sono d'accordo, anche perché di incontrarsi in finale. Rossini oggi sta giocando a un livello veramente grandi giocate in accosto e non. D'altronde stiamo parlando poi di un campione italiano master, di un campione italiano biathlon, non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, un giocatore straordinario dagli anni 90 agli anni 2000. Gara Ottica Boselli che ha avuto fra i 40 partecipanti anche Enrico Rosa, Daniele Ricci, Marco Morri, vincitore della scorsa edizione, Mario Pasinelli, altri interessantissimi giocatori di primissima fascia, che Sandrini, però hanno anche Claudio Gualandri, il Claudio giocatore Gualandri, di casa, due master reggiani, hanno tutti inchinato e deposto le armi al cospetto di questi giocatori che si sono degnamente meritati le Final Four. Allora, durissima fare un pronostico qui. Allora, Andrea Messori sicuramente il giocatore più completo, sta piano piano rientrando ai suoi ritmi e al suo però modo di giocare, dire, è molto meno tiratore del suo avversario. Certo, il suo avversario a tirare è veramente bravo. Esatto. Naturalmente quindi questo potrebbe presagire ad Andrea Messori terrà il gioco tassativamente il più basso possibile, mentre Luca Beneventi accorcerà. Molto probabile, sì. Saranno i tiri che potranno fare la differenza, oppure faranno
due pallini, tre in più che potrebbe bocciare Messori a fare la differenza. Naturalmente un 100 è un lasso di tempo corto, può succedere di tutto. Un episodio può decidere in un modo, in un senso o nell'altro la partita. È anche il bello del nostro gioco, perché se fosse proprio tutto scontato le giocheremmo a tavolino le partite. E invece anche il tiro più semplice può essere sbagliato da un grande campione. Chiacchiere sono finite, i primi due pallini saranno per Andrea Messori, per Fabio Corradini. Andiamo a vedere se riusciamo, Sassi e Braglia di Reggio Emilia, a catturare la bocciata di Fabio Corradini. Un ometto di seconda passata e un 10 di terza, mentre Andrea Messori subito il filotto di prima. Così rimane. E naturalmente pallino il più basso possibile. Almeno per il momento, naturalmente, poi lo svolgimento di partita potrà anche portare a variazioni, ma il canovaccio sarà questo, almeno all'inizio. Trasponde per Luca Beneventi, leggermente lungo. Risponde dalla parte opposta Andrea Messori, naturalmente cercando l'accosto, leggermente stretta e corta, terza in arrivo per il giocatore da quest'anno al Leon d'Oro di Molinella. Di prima questa volta ad affondare la biglia bianca o a toccare il pallino, obiettivo raggiunto. Contro uno per Luca Beneventi, stesso tiro. L'imperativo è prendere il punto per far spendere l'ultimo all'avversario. Così fa. Tanto Fabio Corradini è tornato in vantaggio di biglie. Vediamo Luca Beneventi con il trasponde molto preciso. Due biglie contro nessuna per Beneventi, che ha la possibilità di aprire il gioco con un tiro di seconda. Attenzione, non semplicissimo. Chiedo scusa per la... Facciamo effetto quattro sponde ad arrivare veloce. Ho sbagliato il nome. Quattro sponde d'effetto. Buona biglia. Entra. Ne ha ancora una. Messori gli voleva già dare il punto, ma ne ha ancora una. Alla fine proverà presumibilmente il calcio di questa biglia in alto, difficile ma non impossibile. Intanto nell'altra partita riconquista il pallino Fabio Corradini. Andiamo a seguire secondo pallino. In caso di pieno sarà già mini break avanzato. 10 di prima passata. Alla fine opta. Attenzione. Per un tiro rischiosissimo, paga solo un bianco, solo un berillo, c'era anche, diciamo, di... che è andato anche bene, giusto? È un tiro che lui deve fare, un tiro che sa fare. Sì, sicuramente un tiro difficile quello, è... certo, c'è pochissimo margine di errore. È già 25-0 Fabio Corradini. Noi seguiamo Luca Beneventi, il suo primo pallino. Vediamo se sceglierà, come da noi anticipato, la spinta corta. Ovviamente sì. Forse troppo corta in questo primo pallino. Che funziona così, che per tenerlo corto lo si lascia sopra Castello. Dunque ha realizzato punti.
calcio di Andrea Messori, controllato, entra poco e non segna. Scappa via la biglia rossa. Riprova dalla parte opposta. Stavolta è buona. 12 punti per Andrea Messori. Non so se hai notato, Massimo, uno dei pochi giocatori che non gli interessa fare sponda lunga e sponda corta. Tira sempre dritto per dritto di mezza tagliatina, lo ritengo, quando giocava con noi a tempo pieno, uno dei più forti in assoluto. Diciamo che anche la scuola del biliardo con le buche, che ti porta, sì, a fare di più il tiro tradizionale, visto che il lunga corta... Certo. Il lunga corta nei biliardi con le buche ha percentuali molto più basse che rispetto al nostro gioco e angoli più, diciamo così, meno controllabili. Diciamo che la moda dei nostri giocatori è sempre sponda corta, lui neanche ci guarda. Tira poi benissimo questa biglia, un tiro, palla perfetta. Un tiro da manuale. Palla perfetta. Un tiro anche che si vede ormai poco nei nostri biliardi. Pochissimo. Terzo pallino non inquadrato per Fabio Corradini, lo andiamo a sbirciare al volo. Ancora 10, se ne va Fabio Corradini. 37-4, non fa sconto. Punto di Luca Beneventi, una biglia in mano, tentativo di trasponde, bisogna pizzicare la rossa, non facilissimo. Passa bellissimo nella, lo stesso. Nei birri della Goriziana, nulla di fatto. Non si può dire che sia stato un brutto tiro. Assolutamente. 13-24, è la bocciata per Luca Beneventi. Palla, naturalmente anche questo errore è figlio della spinta corta. Il pallino, sì. Errore di Luca Beneventi sullo stretto, è anche abbastanza grossolano. Terzo in arrivo per lui, stesso tiro, naturalmente proibito sbagliare, ma il biliardo non lo aiuta e si va con la quarta. Ultima biglia. Tiro veloce, attenzione. Si va per l'otto di colore per Andrea Messori. Praticamente a spingere basta spostare quella biglia bianca, sono 8 facili, 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 penso che il suo avversario glieli concederà. Assolutamente, andiamo a vedere questo lunga corta di Fabio Corradini di calcio che vorrebbe uccidere la partita. Trova altri 8 punti e abbassa il gioco, 45-10.
controllo per il giocatore di massa finalese, mentre Andrea Messori prova ad incrementare il vantaggio. Sono 10 e 42 a 13. Tanto timida reazione di Vando Rossini, 12. Da un pallino molto, molto difficile. Mentre Luca Beneventi sbaglia in maniera quasi imbarazzante, dobbiamo dire, questa prima, un errore non da giocatore del suo valore. Sembra quasi deconcentrato. Sì. Tanto Rossini cercando di incrementare il gioco, regala 8 punti al suo avversario e è costretto a tirare anche l'ultima biglia. Due sponde per Andrea Messori, non difficile. Attenzione, altro errore da parte di Rossini che beve 16 punti e credo che lasci anche in terra gli 8 di colore. Partita che finirà molto molto in fretta. Fabio Corradini è già a 77. 22 i punti di Vando Rossini. Tanto una buonissima biglia di Luca Beneventi che prova di rimanere quantomeno in partita. Andiamo a vedere Fabio Corradini per l'uccisione. Così è. 87-22. Si possono già mandare i titoli di coda. 12 addirittura. 89-22. Lunga passa e se ne va. Gran biglia di Luca Beneventi, veramente bella. Ha sfruttato al massimo una carambola che c'era sul bigliare. Rimpalla ancora una volta, errore. 42-15 conduce Andrea Messori. Altro errore di Luca Beneventi. Terzo in arrivo per lui. Match ball di Fabio Corradini, lo andiamo a seguire per proforma. Filotto di prima, vediamo se c'è rientro per il birillo. Così è, chiude Fabio Corradini. Ed è il primo finalista. Noi concentriamo. Forza straordinaria. Sì, diciamo che l'avversario non è andato neanche dietro al biliardo, però assolutamente
No. Cavalcata trionfale. Tiro di taglio di Andrea Messori, taglia troppo la biglia. Situazione di 2 contro 0, adesso bisogna segnare. Calata micidiale negli ultimi 50 centimetri e riesce a portare a casa il pallino Andrea Messori, 44-15. Ometto di prima, 10 di anzi strike di seconda, 56-15. Vola veloce verso la finale Andrea Messori. È certo che se Andrea Messori tiene questo ritmo a bocciare, per tutti è durissimo, visto il suo valore nel gioco. Ricordo l'organizzazione di gara con Christian Bussei e il direttore Mario Garretto, tuo persona che conosci da un sacco di tempo. Compagno di squadra, quello di San Rocco di Guastalla, nel campionato reggiano. Personaggio che ormai segue poco le boccette, come si suol dire in altre faccende, affaccendate. Ultimamente anche scrittore di libri. Una delle sue ultime pubblicazioni, eccolo qui. Doveroso da parte nostra citare questa uscita. Torniamo alla partita, 3 contro 0, Luca Beneventi, neanche troppo fortunato, rimpalla, segna il punto, ma poteva venire anche meglio. Non mi meraviglierei se tira calcio veloce di quella rossa qui in alto, abbia bisogno di un tiro importante, anche lo schiaffo non sarebbe male, vediamo. Schiaffo della rossa qui in alto alla velocità della luce. Non colpisce. 8 punti, un vero peccato che non è passata la palla perché sarebbe tornata nei birilli. Sì, con la garuffa. Avrebbe fatto il due sponde alto, sarebbe passata sopra la bianca. 27-56 intanto. Adesso c'è la possibilità di fare un tre sponde e risalire. Entra troppo. 29 e adesso ci sarà il solito. Andiamo a vedere Luca Beneventi se riuscirà in qualche modo a limare qualcosa del suo gap. Stavolta trovo un 10. Sono 10 punti e il pallino si fermerà in posizione vantaggiosa per il suo gioco. 37-56, attenzione, quando il pallino è in quella posizione tutto può succedere. Naturalmente Messori navigato mette la palla la più lontana e la più difficile possibile.
se il giocatore di casa avrà il coraggio di tirare il pallino libero, se deciderà con la prima di andare a punto, appunto con la prima risponde a risalire di seconda. Naturalmente con il vantaggio l'avversario non ci pensa neanche di fare un tiro d'attacco, sarà un due sponde strette a scendere o pallo pallino. Buona biglia. Rimane pochissimo per il suo avversario, solo di andare a punto di due sponde strette. Importante presentarsi sotto il pallino e riconquistare il punto. Buona anche questa. Sarà un tiro antico per noi. Qua di là del castello, tiro che noi usiamo pochissimo, ma in questo caso viene buono per il giocatore. Perfetto, bravissimo. Non semplice questo tiro, però quasi necessario vista la sezione di punteggio. Semplice per i punti. Diciamo che segnare il punto e trovare due bianchi sarebbe un miracolo, però il tiro c'è assolutamente. Molto stretta. Ecco. Mettiamo subito in chiaro che il tiro che ha tentato Luca Beneventi è un tiro di una difficoltà assoluta. Quando sei in questa partita devi sperare anche che qualcosa ti giri per il verso giusto. Certo. Era importante trovare due bianchi. La mia puntualizzazione è dovuta al fatto che ha avuto un gesto di disappunto, ma il tiro era, non sì, dico impossibile, ma quasi. Molto stretto, doveva stare più largo. Comunque, Andrea Messori, 6-1-3-9, alla bocciata per allungare ancora. Stavolta metto esterno e solo due punti. Taglia meno la bocciata e porta a casa solo un birillo. 6-3-3-9. Calata del biliardo che però non inficia più di tanto. C'è un biliardo particolare che abbiamo visto alcune calate esagerate. Buon accosto per Beneventi. Anche un tiro. Quattro sponde stretto a risalire dalla parte bassa, vediamo. No, la tiriamo liscia. Le sponde in questo caso sono tre. Forse ingresso ancora più complicato. Uno, due. Però, la classe tre. Di Andrea Messori. Palla perfetta. Permette queste prodezze. Ricordiamo, per chi si è messo in visione solo in questo momento, primo finalista Fabio Corradini aspetta il vincente di questa semifinale. Tanto ancora
non precisissimo come spinta Luca Beneventi. Lui credo volesse fermarsi in testa a giri, no? Mentre Andrea Messori prova il trasponde, ma non passa. E lascia il punto all'avversario, che ha un invitante lunga e corta di calcio. Tanto Luca Beneventi fa parte della squadra di Interregionale di Goriziana che gioca l'Andrea Costa Carpi. Buona biglia. Vediamo la spinta. Vediamo se cala, ci saranno due birilli. 8 due birilli. Punti più 2 di colore, 10, 4, 9, 6, 3. Si riapre il match. Portare in scia all'avversario. 49 bianchi e 63 rossi. Basta anche solo un filotto per portarsi in scia all'avversario. Attualmente sono 2 punti. 63. Meno 12, o se preferite più 12 per Andrea Messori, che lancerà un trasponde a risalire. Vietato mettersi vicino al pallino, ci sarebbe subito l'attacco da parte del suo avversario. Diciamo che l'ha messo in maniera assolutamente perfetta. Trasponde a risalire dalla parte opposta. Vediamo se l'angolo è buono. Sì, anche i giri, però due mezza tagliatina a spingere per Andrea Messori. Attenzione solo alla calata. Perfetto. Sta veramente giocando a livelli molto alti Andrea Messori. Soprattutto appunto come del resto sono le sue caratteristiche. Risponde a risalire. Ricordiamo che è il primo anno che si sta cimentando a tempo pieno però al nostro gioco. Lui ha un bagaglio tecnico di ricordi che nessuno ha. Voglio ricordare che nel periodo che giocava solo al nostro gioco è stato campione italiano master a singolo, campione italiano a coppia, campione italiano a squadra. Tutti mi sono rimasti quelli del biathlon. Il biathlon ha perso la finale che era vendetta da Yuri Minocchi passando in mezzo oltre i 3,60. Se c'è un calcio perfetto della palla gialla lo metto di testa, gliene serviva una trentina. Aveva vinto e stravinto, invece vinse il cannibale Yuri Minocchi, ma non è che ci fosse tanto lontano. Punto difficile per Luca Beneventi, tornando a questa partita. Corto Luca Beneventi, dovrebbe essere ancora rosso il punto. Ci sarà questa lunga corta di misura. Entra molto bene. In maniera perfetta. Vediamo la spinta. Se c'è la spinta. La spinta è corta. Corta per un capello. Era non perfetta, di più. Speriamo che questo segnale non ci sia. Tanto questo è un rosso che avrebbe probabilmente sicuramente indirizzato la partita. Comunque 6-5, 5-1, Andrea Messori alla bocciata.
metto esterno, rientro e 10 punti. Diciamo che recupera con questo 10, 75-51. Sì, stavolta è stretto, costretto a tirare la terza biglia della mano Andrea Messori. Rispondere, salire, misura? Sì. Perfetta la biglia. Ci sono due opzioni adesso, o due sponde o tre sponde. O lunga corta. Addirittura tiro d'effetto, quarta opzione. Sì, a spaccare via la biglia bianca se è possibile. Sembra stretta, però segno ugualmente, fa gioco. Sicuramente delle opzioni possibili il tiro più difficile, ma forse anche il tiro che dava più difficoltà dopo all'avversario. Infatti guarda cosa è rimasto sul avversario, quasi niente. Sì, due biglie in mano, ma ben poco da fare. Con una prova a riconquistare il punto. Adesso perfetta di... c'è questo striscino qui in alto. Sì, si può anche entrare di calcio, molto difficile ma possibile. Vediamo. Attenzione. Entra benissimo, attenzione alla calata e 16 punti. 6-9-7-5 possibilità addirittura di sorpasso con un pieno bocciare per Luca Beneventi che è ufficialmente rientrato in partita. Addirittura 70 perché le biglie erano 2, quindi 3 punti. Metro di prima, 10 di seconda, sorpasso Luca Beneventi. Me l'avevano dato in forma ed effetti è proprio così. E dobbiamo dire infatti che Andrea Massura non è che abbia sbagliato praticamente niente. Infatti. Si trova a inseguire l'avversario. Certamente quel rosso che è rimasto quasi piegato. Certo. Quello lì è stato un segnale non da ridere per il giocatore.
in forza al Leon d'Oro. Venire voglia di attaccarla, non è escluso che questo succeda, eh? Doti di attaccante di Luca Beneventi le conosciamo, se il tiro c'è sicuramente lo tenterà, e infatti così è. Molto larga. Lancio di palla non era agevole, perché c'è questa bianca che un po', diciamo, fa ombra, come si suol dire, no? In realtà non è che c'entrasse nulla. Certo, in realtà non c'entra nulla, però dà molto fastidio. Ancora larga, attenzione, che questo doppio errore potrebbe rigirare l'inerzia della partita. E adesso vediamo la scelta del giocatore di Maranello. Abbassando quella biglia bianca, sì, realizzerebbe 8 di colore. Alla fine è una tagliatina sulla bianca, giusto? Però è pericolosa, perché devi, sì, passare un cappello dal birillo, un cappello dalla palla. Diciamo che le sue doti, anche da giocatore di Wisp, lo portano a fare questo tiro, ad essere anche molto preciso. In più c'è la calata che lo aiuta, che può indirizzarlo anche. Vediamo, non è proprio così. No, la calata, attenzione che adesso il punto potrebbe anche essere bianco, però... c'è la possibilità, però cioè è libero, penale che aiuta. Esatto, riprova Andrea Messori, stavolta la carica leggermente di più, la se non si rompe è perfetta. 8 punti di colore, 83-80, 8-3, 8-0, contro sorpasso del giocatore di partita del Leon d'Oro, e sicuramente abbiamo scelto una bella partita. Siamo anche fortunati, ma... fuori dal castello, attenzione. C'è il rientro, forse c'è un birillo. Così è, birillo importante, perché gli permette di... passa la quota 84. Esatto, 85-80. Pallino però... ancora una volta sponda corta. Prima biglia di Luca Beneventi, assolutamente da dimenticare. Tiro di taglio di Andrea Messori a entrare sul pallino con la misura, direi praticamente perfetto. Tiro d'effetto Luca Beneventi, sembra molto stretta, carica il pallino, segna in qualche modo. Importante questo punto. Due spondini di prima ad atterrare sopra il pallino. Buonissima biglia.
lunga, corta, cercare la biglia mezza bianca, rossa, e a parificarsi lui sul pallino. Bravissimo, gran biglia, perfetta. Biglia perfetta. Ci sarà due spuntine di prima. Purtroppo cortissima, era l'unico tiro che non si poteva fare. Lascia due punti di colore 83, c'è un calcetto di questa rossa qui in alto, deve scegliere se andare a 85. Addirittura sta guardando qualche tiro carambolesto, ma alla fine penso che farà il calcio che prima gli ha dato addirittura un 6. Sì, stavolta forse più difficile, perché è un po' più defilato e un po' più alto. Diciamo che dall'altra parte, diciamo che per un giocatore destro, forse lo tireresti meglio per questo. Nel senso che non mi farei male mentre tiro. Esatto. Partita e tiro determinante per il proseguio. Infatti entra quel leggermente scarso. Questione di un cappello, è passato nei birilli della Goriziana. 8-2-8-5. Anzi, 8-3-8-5, chiedo scusa. Fuori dal castello, errore. Probabilmente il gioco rimane anche alto, anzi il pallino arriverà molto vicino a riga, praticamente tiro obbligato, crediamo, no, per Andrea Messori. Sono d'accordo. Infatti tiro difensivo, dobbiamo dire, arrivare dietro il pallino. Leggermente largo, ma sicuramente non è facile colpire quel pallino per Luca Beneventi. Un tiro di mezzo sfaccio che solitamente però in questi pigliati non paga. Bisogna mandarlo dentro di prima, giusto? Di prima diventa quasi impossibile, bisogna perché un tiro molto difficile, ma doveva farlo, l'avrei fatto anch'io probabilmente. Certo, un tiro che può spaccare la partita. Fonda la biglia, Andrea Messori, ultima per Luca Beneventi.
sbaglio. 8 punti di colore per Andrea Messori, match ball in arrivo. Esterno, c'è il rientro, ma non c'è la fila. 8 9 5 8 3. Risponde per Andrea Messori. Sembra stretta, ma in realtà cambia il biglio. Del vantaggio di biglie e probabilmente si arrende. Perfetto. Attenzione. Diciamo che con attenzione. Nulla di fatto. Alla fine della smorfia di Andrea Messori sarebbe sempre perché il punto sia stato tolto. No, no. Un cappello, ma il punto è rosso. Però non c'è la possibilità dei 5 che prima era praticamente scontata. Si proverà questo calcio della palla qui in alto con un tiro di taglio, la pizzica e trova partita il rosso, e quindi sarà una finale uguale alla semifinale di Massa Lombarda. Bene, finale Corradini Messori nel biliardo di fianco. Noi ci fermiamo, ma pronti a riprendere la linea appena inizierà la finale.